di Alemanno e sono le stesse identiche delibere urbanistiche che rivediamo in questi, che abbiamo rivisto in questi 2 anni in aula. Quindi aveva detto che avrebbe fatto una città a misura di bambino, invece si continuano a vedere delibere urbanistiche. Io ne vorrei citare anche quella sullo stadio, uno scandalo autentico, che là sostanzialmente il comune fa questo tipo di operazione. C'è una legge che dice: oltre allo stadio, tu devi fare quello che è strettamente necessario, dice così, per mantenere in equilibrio economico-finanziario l'opera. Ecco, quello che dovrebbe essere lo strettamente necessario diventa l'86% del progetto. Cioè, quella non è una delibera sullo stadio. Lo stadio è il 14%, tutto il restante è l'86%. Il privato fa le strade, fa 300 milioni di strade, dopodiché tu gli consenti di fare quello che gli pare sostanzialmente, cioè di costruire un altro milione di metri cubi in una zona già aggravata, quindi si continua a gettare cemento su questa città. Guardi, le ghigliottine, io le posso dire quello che stiamo vedendo, vivendo questi giorni in consiglio, cioè tanto per dirgliene una, oggi si è dimesso un altro capogruppo, per carità non è indagato, eh. Della lista Marino, peraltro, Giazzanti si dimette, esce Totti, entra Gervinio. Cioè, loro stanno andando avanti così, cioè li vediamo tutti i giorni che si sostituiscono i consiglieri. Ieri se ne sono sostituito un altro, D'Ausilio, capogruppo, ex capogruppo del PD, è uscito. Per carità, non è indagato, però ha detto: io intanto mi faccio da parte. Ne è entrato un altro. C'è stato un assessore indagato che si chiama Ozimo, che Marino si è scelto. Non sapeva, però se l'è scelto a giugno 2013. Enrico Stefano, che è molto attento, ha ritrovato una sua dichiarazione, diceva che è bravissimo. Ora è arrestato. No, ce n'è un'altra peggio, scusa, Vai, vai. che mi hanno sottolineato oggi perché era sfuggita nel Mare Magnum. Subito dopo la prima ondata di arresti di Mafia Capitale, Marino viene audito in commissione antimafia alla Camera dei Deputati, al Parlamento. E nonostante fosse già stato notificato l'avviso di garanzia a Daniele Ozimo, che quindi era indagato per i fatti di Mafia Capitale, lui ne ha fatto una difesa di questo che era il suo uomo di fiducia, che si aveva avuto questo avviso di garanzia, ma che se l'era scelto lui capato proprio dal mazzo, come si dice a Roma, e che era sicuro che sarebbe stato assolutamente scagionato. Che cosa? No, vuole fare Ah sì, ok. ma deve essere sintetica. E ora, in qualunque altra città del mondo, penso anche in Botswana, un sindaco che è, diciamo, con la giunta mezza, una parte arrestata, una parte sotto avviso di garanzia, una parte che si gratta ogni giorno perché non sa che cosa gli può succedere il giorno dopo, con un e ogni tanto. Poi un consiglio comunale che si riunisce a Rebibbia anziché a Palazzo Senatorio. Un sindaco normale avrebbe detto: forse, come dire, la mia avventura è finita, oppure non mi voglio offrire come parafulmine a questa gente, come scherma a questa gente, prendo le distanze e mi dimetto. Un sindaco normale. Noi no, no, noi no, noi no. Addirittura un sindaco che spende per un suo assessore sotto avviso di garanzia per delle accuse gravissime. Queste parole di lode, di fiducia, quest'amore sperticato, queste dichiarazioni di amore sperticato, niente, i loro arrestano a distanza di 4 mesi, 5 mesi, e niente, fa finta di nulla, nel silenzio totale dei media. Mi è guarito, ma lei è uscito io. È guarito, è guarito. Lui è guarito, ma lei è stato come Alberto Sordi.